professor Celsosimo per avere. Ok, è partita la registrazione per aver accettato l'invito a tenere una lezione sulla crisi e diciamo la diffusione, la rinascita dei distretti italiani. Allora, Domenico Celsosimo ha insegnato fino a poco tempo fa economia regionale all'Università della Calabria, dopo aver insegnato economia applicata e varie altre, diciamo, discipline di carattere economico. Voglio ricordare che Celsosimo è un economista che lavora molto sul terreno, come si dice, nei territori, che è impegnato sia come organizzatore culturale, su cui dirò Bisogna qualche cosa, disattivare l'audio. ma anche come uomo politico, è stato vicepresidente della regione Calabria. Come organizzatore culturale devo ricordare che è tra i fondatori, oltre ad essere stato uno dei principali animatori dell'Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali. Questo istituto, sconosciuto ai più, ha per almeno 20 anni, o per quasi 20 anni, cambiato il modo di interpretare il passato dell'Italia meridionale e il modo di guardare in generale al sud. L'Istituto di Storia e Scienze Sociali ha significato il coinvolgimento in una istituzione di ricerca di storici, economisti, sociologi, antropologi, geografi, studiosi del territorio e posso dirlo, per quasi 2 decenni, coinvolto i più importanti e autorevoli prestigiosi italiani. Di queste discipline, producendo in questo periodo almeno 40 volumi della rivista Meridiana, la rivista Meridiana, alla quale hanno collaborato alcuni dei relatori di queste lezioni, come Gianfranco Viesti e come Maurizio Franzini. Cioè economisti che come Celsosimo guardano ai fenomeni sociali ai fenomeni economici all'interno dei fenomeni sociali e all'interno delle forze politiche che condizionano il corso della storia e quindi anche con uno sguardo storico. La sua formazione è una formazione appunto pluridisciplinare che ha risentito di questa esperienza, diciamo, dell'IMES, dell'Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali. Per farla breve, vi ricordo alcune sue suoi scritti importanti che riguardano il tema di questa sera e in generale riguardano il suo impegno scientifico per l'analisi dell'economia all'interno dei territori. Ricordo appunto il saggio scritto insieme a Rosanna Nisticò, Il distretto dell'intimo, Donzelli 2001, e un altro testo scritto insieme a Guglielmo Wolbe, Economia dal basso, l'itinerario. No, credo molto che si pronuncia un itinerario nell'Italia locale nel 2006. Poi ha scritto, ecco, questo è un testo di notevole interesse perché riguarda la vicenda di alcuni giovani che sono ritornati alla terra. Tracce di futuro, un'indagine esplorativa sui giovani col diretti Donzelli 2012. Non trovo qui traccia invece di altri testi che lui ha scritto insieme a Donzelli, insieme a Barbera, che sono indicati nell'invito sulla
sull'abbandono dei centri interni, sullo spopolamento che ha investito alcune aree, molte aree della nostra dorsale appenninica e preappenninica, con naturalmente indicazioni positive di possibile ripopolamento e riavvicinamento delle dinamiche economiche. Ecco, io finisco qui, do subito la parola a Domenico e naturalmente vedrete un racconto economico insolito, tutto pieno di territori, di persone, di fatti, di concretezza, che è il pregio più originale della riflessione di Domenico Cerzosimo. La parola a lui. Grazie Piero, grazie a tutti. Scusatemi di questo disordine nella partenza, ma davvero ho usato tre computer diversi, generalmente funziona, adesso c'è stato qualche problema. Allora, il tema è abbastanza altero rispetto alle discussioni e alle lezioni finora fatte e anche quelle future, diciamo. Però Piero ha insistito che io partecipassi a questo ciclo di lezioni, quindi non mi potevo sottrarre, perché poi sapete, per me, ma anche per molti di voi, le richieste di Piero sono degli obblighi, non si può disattendere ai suoi inviti. Io sono molto contento e vi ringrazio. Io affronterò il tema dei distretti industriali, che è una forma, come dire, paradigmatica del capitalismo italiano. Non è che in altri paesi non esistono i distretti, ma l'Italia è il paese dei distretti, per antonomasia, diciamo. E che sono i distretti, per coloro che non hanno mai incrociato? Sono una quantità molto ampia, spesso, di imprese, di tante imprese che si localizzano in uno stesso luogo geografico. Sono imprese che scelgono di localizzarsi in uno stesso luogo e sono imprese che non solo stanno nello stesso luogo, questo non farebbe un distretto. Un distretto è caratterizzato dal fatto che queste imprese hanno legami funzionali tra loro. Supponiamo uno dei distretti classici è un distretto calzaturiero. In un distretto calzaturiero significa che ci sono centinaia, alcune volte migliaia di imprese, ma ogni impresa è specializzata in una sola fase produttiva. Chi fa la tomaia, chi fa i lacci, chi produce le macchine per produrre le scarpe, chi produce gli aghi, chi produce la colla. E poi ci sono delle imprese che assemblano questi prodotti intermedi, queste semi lavorate, ed esce pure la scarpa. Si dice metaforicamente che è una fabbrica a cielo aperto. Ci sono tante imprese, è come se fosse una grande impresa, ma segmentata in tante piccole imprese. E queste piccole imprese conducono a un certo prodotto. Che prodotti fanno le imprese dei distretti italiani? Fondamentalmente gli economisti chiamano le 4A. Fanno abbigliamento, arredamento, alimentazione e accessori a queste 3A precedenti. Quindi anche le macchine per l'abbigliamento, i ferri da stiro, per esempio, i metro, e così per l'arredamento fanno le cerniere e tutto ciò, e le macchine, le pialle, cioè, e per l'alimentazione lo stesso, producono sementi, concimi, trattori, meccanica. Quindi questo sono, insomma, in un'altra forma la potremmo chiamare il Made in Italy, diciamo, è tutto ciò che caratterizza il nostro paese sotto il profilo della produzione manifatturiera e della produzione agroalimentare. Perché questi settori? Perché se ci pensate bene sono settori scomponibili. Un tavolo è scomponibile in tanti singoli componenti del tavolo. Il piede, il ripiano, la cerniera, la vernice e così via. La scarpa, la camicia, il maglioncino, tutto ciò che avete addosso e tutto ciò che attualmente nelle vostre case
sono prodotti normalmente scomponibili e dunque quando sono scomponibili quella produzione si può segmentare in tante produzioni piccole che poi assemblate fanno la scrivania che sta dietro a Dino Vitale o piuttosto che dietro la mia che non vedete o alle scarpe che attualmente sta indossando per robe di lacco, diciamo. Quindi sono produzioni scomponibili che consentono per l'appunto la produzione in termini distrettuali. Quindi abbiamo un luogo, in questo luogo ci sono un ispessimento localizzato di relazione tra le imprese e quello che è più importante, tra le imprese e la società locale. C'è una sorta di interpenetrazione tra l'apparato produttivo e l'apparato sociale, tra l'economia e la società. Perciò Giacomo Becattini, che è il padre dei distretti italiani, parla spesso di capitalismo dal volto umano, diciamo, tra i tanti capitalismi possibili. Il capitalismo distrettuale avrebbe questo timbro dell'umanità perché è un capitalismo alquanto interpenetrato con sentimenti, con storie lunghe, con tradizioni, con capacità e sapere che si sono accumulati nel corso del tempo. Ecco. E soprattutto è importante questa forma di capitalismo perché connette conoscenze codificate, conoscenze scientifiche, conoscenze tecnologiche, conoscenze che stanno nelle librerie, che stanno nella testa degli scienziati o dei professori, diciamo, con conoscenza tacita, con conoscenza contestuale. Cioè, è una forma di ibridazione della doppia conoscenza, della conoscenza scientifica che si ibrida con le conoscenze contestuali che stanno nella testa dell'operaio specializzato, dell'artigiano, dell'imprenditore e più in generale della società locale. Anche per questo io ho trovato un fascino particolare nello studio dei distretti industriali in questi decenni di pochi, tra l'altro decenni di vita accademica, e anche soprattutto il fascino di averli studiato molto spesso, non solo quelli meridionali, ma anche quelli del centro-nord, diciamo, perché insomma ti ritrovi in un contesto sociale e produttivo assai affascinante, perché c'è un continuum tra quelle che sono le caratteristiche sociali di quella comunità con il tipo di produzione che si fa in quei posti, diciamo. E quindi l'ho trovato molto interessante per me e l'ho suggerito molto moltissimo anche ai miei studenti, perché è anche una forma per uscire dal capitalismo oligopolistico, dal capitalismo dell'economia di scala, delle mega industrie e così via, diciamo. Certo, è capitalismo, no? Non c'è dubbio, diciamo, però questo tocco umano che c'è nei distretti è assai interessante, diciamo. Come nascono i distretti? Ci sono molte vie, diciamo, e lui accenno soltanto e poi vado al dunque, al centro della discussione che vorrei fare con voi. Diciamo. Alcuni nascono per questo accumulo storico stratificato nel tempo di saperi contestuali di lunga durata. Cantù, Vigevano sono due, uno del mobile e uno delle calzature distrette che sono emersi così per accumulazione di plurisecolare, diciamo, di competenze in quel settore, di abilità e quindi che sono poi trasformate in distrette. Altre volte sono grandi imprese, le chiamiamo grandi imprese motrici, che attraverso i processi di subfornitura, cioè decentrando alcune produzioni all'esterno, determinano condizioni per la nascita di imprese integrate con l'impresa motrice. E così è successo la Marzotti, la Nerossi, Tessile, ma anche qui da noi nel Mezzogiorno Natuzzi è una di queste imprese motrici che ha determinato impatti su altre imprese nel contesto circostante, diciamo. Poi alcune volte ci sono grandi imprese che sono andate in crisi, per esempio Zoppas, Zanussi, e quelle competenze tecniche, professionali, quelle competenze alte, operai, sofisticate, alcune volte col tempo quegli operai sono ex dipendenti, sono diventate a loro volta piccoli imprenditori, facendo tesoro dell'esperienza accumulata nella grande impresa. E poi altre volte invece
come dire, sono attività a valle, complementari alle attività agricole, per esempio. Pensate a tutta la meccanica emiliana, trattori e non, che sono molto legate alla, a un mercato locale agricolo che determinano, diciamo, che determinano sbocchi di mercato immediatamente vicini, che hanno determinato quindi un impatto su quelle produzioni e quindi una nascita di un mercato della meccanica per l'agricoltura. Altre volte, più banalmente, sono state la presenza di certe materie prime, per esempio quell'argilla particolare di Sassuolo ha determinato la nascita di un distretto delle piastrelle a Sassuolo. Ecco, questo è più o meno il tema distretto, ma io vorrei soffermarmi invece su qualche domanda che mi pongo e pongo pure a voi, diciamo. E la domanda principale è questa: perché un'impresa si localizza in un'area anziché in un'altra? Perché le imprese tendono ad agglomerarsi fittamente in uno spazio geografico e lì determinano processi di sviluppo, mentre altrove non si agglomerano? Ecco. Cioè, quando conta, per dirla a rovescio, quando contano la qualità e la densità istituzionale di un certo territorio per l'impresa e per lo sviluppo, diciamo? Cioè, c'è una connessione tra successo imprenditoriale e posto dove questa impresa si è localizzata? Ecco, questo è un tema non banale per gli economisti. La disciplina economica, fino agli anni 70, ormai, almeno la teoria economica dominante, quasi mai si è occupata della distribuzione spaziale dei processi di sviluppo, diciamo. E Krugman lo spiega. Krugman, ho sentito un sonoro sotto, devi chiuderlo. Krugman spiega questa disaffezione, questa non occuparsi da parte degli economisti della distribuzione spaziale dell'impresa con una critica radicale che fa gli economisti. Dice: gli economisti neoclassici, gli economisti standard, l'economia mainstreaming, finché non ho avuto gli strumenti analitici per pensare ai rendimenti crescenti, alla concorrenza imperfetta, non erano in grado di capire la globalizzazione delle imprese. Nella teoria standard, gli economisti hanno visto il mondo dell'economia come un mondo fatto da concorrenza perfetta e da economia di scala costante. La teoria standard non andava oltre, non prevedeva che in alcuni luoghi delle imprese potessero determinare delle economie crescenti, non costanti, e non poteva prevedere che in alcuni luoghi le imprese agglomerando avrebbero creato economie, insomma, avrebbe determinata economia non concorrenziale, ma economia, come dire, oligopolistico o monopolistica. Dunque, un'incapacità della scienza economica a capire per lunghi decenni, per secoli, perché le imprese si localizzavano in un posto anziché un altro. E a lungo, come dicevo, gli economisti hanno pensato, hanno rappresentato la geografia come luogo fisico-metrico dello spazio, diciamo, indifferente. Era localizzare un'impresa a Catanzaro piuttosto che a Milano, piuttosto a Chicago, per gli economisti standard era del tutto indifferente, perché la spiegazione del successo, la spiegazione del successo di un'impresa non risiedeva tanto nei luoghi di localizzazione, ma risiedeva nelle capacità dell'impresa dentro il perimetro delle imprese. E neanche le nuove teorie che sono emerse dopo gli anni 70 hanno spiegato fino in fondo tutto questo, diciamo. Il luogo fisico è sempre stato considerato un contenitore senza contenuti. Cioè, la qualità delle società locali per l'economista classico, neoclassico, era del tutto indifferente. Ecco, ma non è così. Tra l'altro, se uno pensa già a cosa succedeva qualche anno fa,
qualche decennio fa, negli anni 50, per esempio, le due forme prevalenti di imprese degli anni 50 erano da un lato le microimprese diffuse, diciamo, i sarti, i ciabattini, cioè tutte quelle figure che noi conosciamo minute dell'economia italiana degli anni 50, diciamo, i tappezzieri, i magliai, i frantoiani, i fabbri, diciamo, quelle imprese lì, quelle imprese minute, erano tutte localizzate in prossimità della domanda locale. Cioè c'era una connessione domanda-impresa, cioè le imprese tendevano a localizzarsi in prossimità del mercato di sbocco. E dunque, era evidentemente la localizzazione dell'impresa era connaturato al fatto che la domanda era una domanda molto elementare, molto parcellizzata e frantumata, e dunque quelle imprese non potevano che localizzarsi in prossimità di quella domanda, diciamo. Quindi una localizzazione da domanda. Le imprese erano polverizzate anche perché le domande erano a loro volta polverizzate, diciamo. L'altra grande tipologia di impresa che emerge negli anni 50 in modo tardivo nel nostro paese è la grande impresa fordista, diciamo. Anche qui c'è un rovesciamento in questo caso. In questo caso la dimensione dell'impresa non è il mercato, ma è il tot, l'ossessione dell'impresa fordista, è il tot, cioè raggiungere quel livello di produzione che minimizza i costi di produzione, dunque può abbassare i costi di mercato e aspirare ad essere un prodotto di massa. Quindi c'è una grande impresa in questo caso che arriva, che aumenta le sue dimensioni fino ad arrivare al cosiddetto tot. Quel tot è quel livello di produzione che consente all'impresa di minimizzare il costo di produzione per consentire di contenere i prezzi di vendita e dunque aspirare per l'appunto al mercato di massa. Quindi è la fabbrica cattedrale che modella l'insediamento territoriale. Non è il territorio che condiziona l'impresa fordista, ma la Fiat che fa Torino. Sono i ritmi della fabbrica che determini i ritmi sociali, diciamo. Quindi, mentre nel caso della microimpresa collegata alla domanda, in questo caso è l'offerta di produzione dell'impresa fordista che determina il resto, diciamo. E dunque la fabbrica fordista è costituzionalmente sradicata dai territori. Può localizzarsi a Torino piuttosto che in Sicilia, a Catania, non ha nessuna difficoltà, perché trapianta, sono imprese che vengono trapiantate da un posto all'altro, perché l'efficienza e la competitività di quella impresa si risolvono altrove, non si risolvono nella qualità territoriale, si risolve nel recinto della black box, della scatola nera dell'impresa, o negli algoritmi tecnologici di quell'impresa. Non a caso l'impresa fordista è molto simile, sono trapianti, sono imprese simili uno alle altre, diciamo. Ecco, negli anni 70 tutto questo cambia, adesso vado molto rapidamente, naturalmente, come sapete cambia la domanda, al crescere del reddito le domande diventano, si parcellizzano, il reddito produce una domanda di personalizzazione, va in crisi il meccanismo dei mercati di massa, infatti si passa, come si dice in gergo, da mercati di massa a una massa di mercati, perché quando i mercati si estendono e le domande diventano capricciose, i cicli economici diventano molto più corte, la grande dimensione è troppo rigida e dunque c'è una crisi della grande impresa del modello fordista. Naturalmente ci sono anche motivi soggettivi, da un lato c'è la congestione urbana che determina rigetto di quelle grandi agglomerazioni e poi, più di tutti, forse dal mio punto di vista, ma soprattutto dal punto di vista di molti di voi, c'è una accesa conflittualità operaia che determina una crisi verticale del modello. E dunque, le grandi imprese dimagriscono,
decentrano pezzi, quando lo possono fare, decentrano pezzi di produzione all'esterno, anche la grande impresa automobilistica, quella italiana, ma non solo quella italiana, la fabbrica, mentre la Fiat era tutto concentrata, erano fabbriche introverse, le fabbriche fordiste, proprio con l'idea, con quella idea o quell'ossessione del tot, di conseguire il massimo, la massima dimensione per contenere al massimo i costi di produzione, internalizzavano mercato. Adesso internalizzato mercato non è più possibile, perché è scoppiata quella verticalizzazione della produzione, perché l'ha messa in crisi le nuove forme di mercato, e dunque tendono a decentrare. Anche la Fiat, quando dopo gli anni 70 arriva nel Mezzogiorno, porta fabbriche più snelle, non scimmiotto un po' il modello della lean production giapponese, quello di dimagrire al massimo, non è proprio, continua a essere una produzione grassa quella Fiat, ma se andate a Melfi, come abbiamo fatto noi con Piero Bevilacqua, per esempio, negli anni 80, abbiamo incontrato una fabbrica più piccola di quella di Mirafiori, ma attorno alla fabbrica di Melfi c'erano le fabbriche dei componenti. La Fiat dice: perché la batteria devo farla in fabbrica? Posso farla fuori dalla fabbrica. Perché il sistema frenante devo farlo in fabbrica? Lo posso fare fuori dalla fabbrica. Perché le gomme devo fare nella fabbrica? Posso farle fare fuori dalla fabbrica. Cioè, aumenta la dimensione, piuttosto che del make, del produrre, quello del buy, quello di comprare dall'esterno. Cioè, di interiorizzare flessibilità nella fabbrica rigida, diciamo. E quindi succede proprio questo, che questo decentramento, questa rottura, questa crisi della grande fabbrica fa nascere, alimenta le piccole dimensioni, aumentano le piccole imprese, diciamo. E dunque c'è una turbolenza di nuove piccole imprese. Le piccole imprese hanno un grande vantaggio, che hanno delle poche barriere all'ingresso e all'uscita. Cioè, fare una piccola impresa è molto più facile sotto il profilo della barriera tecnologica, sotto il profilo della dimensione, della barriera finanziaria, che fare una grande impresa. Ma anche, come dire, meno vincoli sotto il profilo delle barriere all'uscita. Chiudere una crisi, una piccola impresa, è meno disastrosa della crescita, della chiusura di una grande impresa. E quindi questa permeabilità a fare piccole imprese determina nel nostro paese, che ha un accumulo storico anche di questa natura, come abbiamo detto, negli anni 50 le piccole imprese diffuse, fa emergere aggregazioni territoriali di imprese nuove, ma di imprese interconnesse fra loro. Cioè nascono quelle che in genere viene chiamata la Terza Italia nel nostro paese. In Italia, vi ricordate, c'è tutto il dibattito sul libro di Bagnasco, ma Becattini, Brusco, hanno lavorato molto su questo. Cioè nasce un'Italia che non è l'Italia del nord-ovest, caratterizzata dalle grandi imprese fordista, né l'Italia del mezzogiorno, dell'impresa isolata, marginale, ma una nuova Italia, la Terza Italia per l'appunto, dove si aggregano, si addensano sistemi territoriali di impresa organizzata sotto la formula dei distretti industriali, diciamo. E questo è molto interessante anche sotto il profilo dell'economia e degli economisti, perché si incrina l'idea di superiorità competitiva della grande impresa. Cioè, fino allora una grande impresa di scarpe confrontata con una piccola impresa di scarpe non c'era discorso. La competitività di una grande impresa di scarpe era di gran lunga superiore a quella della piccola impresa isolata, perché una grande impresa di scarpe poteva conseguire economia di scala, la piccola impresa di scarpe invece soffriva di diseconomia di scarpe, e quindi erano incomparabili le performance tra queste due imprese. Però il distretto cambia la logica. Se tu non guardi, se non guardi più alla piccola impresa isolata, ma se le guardi l'impresa interconnessa con tante altre piccole imprese localizzate, cioè focalizzate sulla stessa specializzazione, ovvero sia sulla scarpa, allora le condizioni di competitività del distretto, delle imprese piccole associate,
è comparabile con quella della grande impresa e in alcuni casi, anzi, le performance economiche delle piccole imprese in distretto sono superiori a quella della grande impresa. Quindi si rompe un tabù, è molto importante tutto questo, diciamo. Cioè questo capitalismo molecolare che in sé preso singolarmente è inefficiente, ma se preso in rete, nel network produttivo, è iperefficiente. E dunque, ovviamente la singola impresa del settore calzaturiero, del mobile, non produce il mobile, ma produce un componente, un semilavorato del mobile. E poi c'è l'impresa che assemble. E questo è molto, molto importante per gli economisti e non solo. Cioè c'è quello che si chiama spesso un effetto distretto. Cioè l'impresa in rete e non isolata determina condizioni di produttività del sistema superiore o comunque comparabile a quello della grande impresa. Questo è importante anche perché sfuma l'attenzione sulle singole imprese, mentre cresce l'attenzione per l'impresa agglomerata in certi luoghi. Ecco qui. Vi ricordate tutto questo dibattito che c'è stato nel nostro paese sul piccolo e bello e così via? No, piccolo non è bello. Nell'ipotesi che io vi sto raccontando adesso del distretto, è intimo e bello. Cioè piccolo non è bello. Piccolo alcune volte è inefficiente, soprattutto nella manifattura, ma intimo è bello. Perché intimo è bello? Perché per l'appunto l'intimità con altre imprese fa superare le diseconomie di scale con altre forme di economia, che sono economia di agglomerazione, economia di vicinanza o economia di gomito. Il fatto che stai vicino a un'altra impresa, ci sono una serie di effetti che, poi lo diremo meglio, semmai, di trascimazione da un'impresa all'altro, che determinano naturalmente nel complesso sistema produttivo distrettuale dei grandi vantaggi competitivi. Quindi la prossimità geografica, la vicinanza a una certa società, respirare un'atmosfera industriale in quella società comporta un abbattimento, dicono gli economisti, dei costi di transazione, o detto più volgarmente, dei costi d'uso del mercato. Che voglio dire? Che se le persone si conoscono, se gli imprenditori vivono nello stesso contesto sociale e se mai la sera frequentano lo stesso partito, la stessa bocciofila o lo stesso circolo culturale o lo stesso bar, c'è un'atmosfera che penetra, che si trasferisce da un imprenditore all'altro, da un lavoratore all'altro, senza che se lo dicano naturalmente. Sì, come dire, c'è una penetrazione quasi involontaria di competenze, di savoir-faire, di capacità che si trasferiscono in modo del tutto semispontaneo tra un imprenditore e l'altro. E così ci sono una sorta di apprendimento collettivo e anche una sorta di diffusione dell'innovazione per trascimazione da un'impresa all'altro. Se io ho un problema, ne parlo con un collega che l'ha già risolto e, come dire, senza grande tecnologia, senza, ricordo che sa quale espertissimo, a quale grande consulenza, è possibile che i problemi si risolvano. Questo è il vantaggio della grande impresa, delle imprese distrettuali. Oppure, se io ho un rapporto con un mio subfornitore, non vado da un notaio, da un avvocato, e dunque non sopporto costi contrattuali. Io conosco quella persona, mi fido e dunque non ho bisogno di stipulare nessun contratto. Vedete, si stanno abbassando i costi di transazione, i costi di uso del mercato e dunque un vantaggio molto importante. E dunque, la cosa che dicono gli economisti che si occupano di distretto, dicono che le imprese non nascono nel vuoto. Anzi, le imprese nascono e crescono in società strutturate, in società dove è possibile catturare vantaggi competitivi. L'aveva capito già Calvino, adesso vi leggo una piccola frase di Calvino preso da Palomar, diciamo. Vedete quando, che ha a che fare col tema di Piero Bevilacqua, del successo, della varietà che porta al successo del nostro paese. Il nostro paese
è il paese della varietà, non solo noi, anche la Germania, la Francia, ma noi siamo ancora di più della Francia e della Germania. Insomma. La varietà è la grande, e fa felice per l'appunto, come dice il libro di Piero, il nostro paese. Calvino a un certo punto dice, questa frase è molto bella e rende l'idea di come ci sia una connessione stretta tra un certo cielo, un certo prato, una certa società e certe produzioni. Calvino dice, dietro ogni formaggio c'è un pascolo di un diverso verde, sotto un diverso cielo. Quindi ci sono tanti cieli, tanti verdi, tanti pascoli di verdi, tanti pascoli diversi, e ci sono diversi armenti con le loro stabulazioni e transumanze. Ci sono i segreti di lavorazione tramandati nei secoli. Vedete come la produzione è fortemente contestualizzata nell'ipotesi di Palomar, diciamo. Non basta saper fare il formaggio, ma il formaggio ha un sapore diverso. Se lo fai in Sila ha un certo sapore, se lo fai sul Pollino ne un altro, se lo fai in Sardegna ne un altro ancora, perché il cielo, i pascoli, le greggi, il verde di quei prati è molto diverso, diciamo. E quindi le imprese nascono in certi posti, nascono con una certa, almeno queste imprese di cui vi sto raccontando, nascono con un certo timbro, con un certo carattere territoriale. E questo è importante perché quelle imprese che vi ho detto che stanno a gomito, le innovazioni non è soltanto frutto di laboratori scientifici, di centri eccellenza di ricerca, spesso sono innovazioni incrementali che si alimentano per l'appunto con le conoscenze tacite, contestuali, e spesso il successo di un'impresa, dato che le imprese sono interconnesse fra loro, il successo di un'impresa col tempo, per diffusione e trascinazione, diventa il successo del distretto. Quindi la felicità di un'impresa spesso diventa la felicità del distretto, cosa che non accade, per esempio, alle imprese isolate del Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno puoi trovare un'impresa eccellente, ma il contesto nella quale è localizzata l'impresa è un contesto arretrato, perché non c'è per l'appunto connessione tra imprese e contesto. Nel distretto invece c'è una fortissima connessione. E l'Italia per l'appunto è il paese della varietà. Nel caso dei distretti, nel caso che adesso vi sto raccontando, ve ne cito solo alcune, questa matrice luoghi prodotte. E vi vengono, mentre io ve le dico, vengono a mente, sono convinto, dei luoghi. Se dico prosciutto, vi viene in mente sicuramente qualche luogo. Se dico scarponi, pomodorini, mele, coltelli, mozzarella di bufale, scarpe, sciarpe, guanti, occhiali, elettromedicali, clementine, reggiseni, vino, poltrone, sedie, sci, aceto, calze, cucine componibile, seta, pietre, pasta, prosecco, piastrelle, salotti. Vedete, potrei continuare a lungo. Cioè, c'è una matrice, luogo, prodotti, incredibile, ricchissima. C'è una sorta di simbiosi tra produzioni e territorio, diciamo. E sono varietà che plasmano. Produrre salotti, produrre prosecco, non è soltanto produzione di prosecco, è una produzione che plasma, che modella società locale, e viceversa, società locali che modellano modo di produrre delle cose, diciamo. Ecco, questa è la grande forza analitica, interpretativa del distretto da parte di uno scienziato sociale, ma anche la forza di un paese, come vedete. Naturalmente, i luoghi non spiegano tutto, naturalmente. Non è tutto spiegabile chiudendosi nel luogo. Il distretto non è localismo. Il distretto è molto anche contatti con altri luoghi, con flussi, diciamo. Il distretto
e radicamento territoriale, ma anche molto flusso e anche interdipendenza con molti altri luoghi. Ecco, questo modello distrettuale ha un arresto. Col nuovo millennio, col XXI secolo, cambia moltissimo lo scenario economico, cambia moltissimo, diciamo, lo scenario competitivo globale, diciamo. Nascono, come sapete, nuove piattaforme produttive, vengono chiamate in gergo catene globali del valore, cioè c'è una dilatazione del perimetro produttivo enorme. Molto probabile che il maglioncino che Paolo Faville, che io vedo che c'ha addosso, ha fatto il giro del mondo prima di arrivare nel negozio dove lui l'ha comprato. È probabile che la camicia, che le asole siano state fatte in Thailandia, che la stoffa sia stata, la seta sia stata prodotta, che sono in Cina, che ne so, che i bottoni siano stati fatti nel Vietnam, che sia stata assemblata semmai a Hong Kong, che Hong Kong sia finita sotto vuote in un container, che semmai è sborcata a Gioia Tauro, che semmai è andata un'altra nave e è finita a Genova, e qualcuno a Genova l'ha comprato in negozio. Adesso queste sono le catene globali del valore. Cioè, la produzione si è dislocata in un puzzle produttivo globale e dunque conta più il flusso e meno il nuovo. C'è una sorta di sfarinamento, questa nuova globalizzazione, questo nuovo ciclo di globalizzazione tende a sfarinare i luoghi, a sbiadirli, questa dilatazione abnorme delle produzioni naturalmente e dei flussi tendono, come dire, a disconnettere le imprese dal contesto sociale. C'è una rottura di quella connessione che avevamo detto del cosiddetto capitalismo del volto umano. Ed emerge sempre di più un capitalismo dei flussi, della simultaneità, delle subforniture lunghe, della finanziarizzazione delle multinazionali, non solo di quelle tascabili, delle multinazionali micro che stavano pure distrette, ma delle multinazionali, degli oligopoli, dei grandi agglomerati, diciamo. E dunque c'è un allentamento delle relazioni identitarie tra imprese e la società locale, tra prodotto e benessere sociale, tra produzione e lavoro. Cioè le imprese si autonomizzassero dal contesto nel quale sono localizzate. Ma i distretti non è che sono scomparsi, naturalmente, non sono scomparsi, ma sono stati costretti a riconfigurarsi. Alcuni ce l'hanno fatta, altri non ce l'hanno fatta, diciamo. Molti distretti sono scomparsi, altri invece che hanno più capacità di reagire, più resilienti, sono riuscite ad adattarsi a questo shock esogeni. Molti si sono indeboliti, alcuni, come dicevo, si sono riconfigurati, altri invece sono semplicemente scomparsi. Però quelli che sono sopravvissuti sono altri distretti. E sono, in gergo, non diciamo, perché diciamo, questa ispirazione dei distretti italiani, soprattutto dei Begattini, fa riferimento a un famosissimo economista neoclassico, Alfred Marshall, londinese, metà dell'Ottocento, grosso modo, diciamo, 1840, se non sbaglio, nasce e muore intorno agli anni 20 del Novecento. Lui aveva parlato di atmosfera industriale nel distretto, diciamo. Nel distretto produceva, in gergo si chiama, delle esternalità, cioè delle economie per imprese che non produco soltanto delle economie solo per me, ma produco anche delle economie per altri. Per esempio, nei distretti industriali, una delle queste spillover, li chiamo, di queste esternalità, è il fatto che ci sono dei lavoratori specializzati. Se io mi localizzo la mia impresa a Cosenza e produco scarpe, ho certi vincoli, per esempio, non ci sono lavoratori che sanno produrre le scarpe, quindi ho dei costi di addestramento. Ma se vado a Vigevano e localizzo nella mia impresa, posso far riferimento a un mercato del lavoro di lavoratori già specializzati. Quindi è un vantaggio, c'è un'esternalità per me, diciamo, e così via.
Se faccio l'impresa a Cosenza di calzature, non posso scambiare, non posso giocare a questo gioco della subfornitura, perché non ci sono imprese che producono lacci, fibbie per le scarpe, tomaie e così via. Se vago a Vigevano piuttosto che nel Varesotto, lì posso forse scambiare con altri, posso focalizzarmi sulla mia fase produttiva e scambiare con altre imprese. Ecco, non sono più così, sono meno marshalliane di quelle degli anni 70-80, hanno legami e collaborazioni locali più deboli, hanno reti più strutturali e più formalizzate rispetto all'informalità di prima, sono imprese demanifatturizzate, conta più la finanza, più il terziario, le funzioni organizzative, conta più la città. I distretti degli anni 70-80 erano distretti che stavano nelle piccole città, soprattutto nel nord-est, abbiamo detto, ma anche nella campagna urbanizzata. Adesso le funzioni più eccellenti tendono a mettersi soprattutto nelle città. Sono distretti con meno imprese, c'è una sorta di scrematura delle imprese, e soprattutto c'è una simmetria crescente qualitativa tra le imprese leader e il resto, cioè perdono quel carattere di, tra virgolette, di democraticità del distretto industriale tradizionale degli anni 70-80, dove non c'erano grandi dissonanze, grandi simmetrie tra le imprese. Adesso c'è una sorta di gerarchia nel mercato distrettuale delle imprese di adesso. Contano le imprese più grandi, e c'è soprattutto una forte varianza nelle performance. Imprese della stessa dimensione possono avere molte differenze sotto il profilo della produttività, diciamo. Quindi si intebolisce questo effetto distretto, si indebolisce il capitale sociale che alimentava quelle forme distrettuali, si indebolisce la forza di quelle conoscenze tacite, e cresce sempre di più la forza invece delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, insomma, e i distretti dunque sono meno radicati. È quello che, non so se vi è mai capitato quell'immagine, quella sorta di, non so se avete mai sentito parlare della, quella, insomma, quell'immagine, quel sorriso, diciamo. Adesso per analizzare queste imprese si usa molto avete visto queste smile, queste facce sorridenti, diciamo, rotonde, con gli occhietti. Ecco, adesso le imprese che si posizionano, le imprese, come dire, più importanti, più competitive, si posizionano nel pre e nel post produzione. Vedo Gioacchino Gragolofolo, che è un maestro in queste, diciamo. Le imprese tendono sempre di più a collegarsi nelle funzioni più nobili del ciclo di vita della produzione. Cioè, mentre nel passato stavano molto addensate verso il basso, era più piatta questo viso, diciamo, quindi la produzione era molto importante. Adesso le produzioni sono diventate meno importanti, sono molto più importanti, o comunque sono molto più performanti tutte le attività pre-produttive e post-produttive, cioè il design, l'ideazione, il pre-marketing, si fanno più profitti, sono più margini di profitti in questa fase qui che nella fase produttiva, o si fanno ancora abbastanza più profitti anche nella fase post della commercializzazione. Non è che si dice sempre in gergo, alcuni economisti aziendali dicono che naturalmente che il mercato rimane venditore, diciamo, non è più la logica push fordista che era la produzione che faceva il mercato, ma adesso che è il mercato che determina che tipo di produzione fare e in che scala farla, diciamo. Quindi questo mondo è molto cambiato rispetto al passato, e quindi vale più il buy and buy, diciamo, acquistare, la funzione acquisto è molto più importante della funzione produzione, diciamo. Ecco, questo è ciò che più o meno volevo dirvi, diciamo, è che il messaggio che vorrei, che insomma spero che sia passato, diciamo, che imprese e luoghi non sempre vivono in simbiosi,
nonostante la produzione sia intrinsecamente situata, non sempre così. In alcuni casi, nell'ipotesi dei distretti industriali, soprattutto i distretti industriali, quelli per l'appunto a cui mi facevo riferimento prima, quelli decattiani, quelli studiati da Brusco, per l'appunto da Gioacchino, che ha scritto anche lui moltissimo, si è occupato moltissimo dell'economia locale, dello sviluppo locale, dell'economia distrettuale. Ecco, alcune volte è possibile che questa compenetrazione, questo miracolo, il capitalismo, soprattutto in Italia, è riuscito a farlo, cioè a trovare forme di competenza, di interpenetrazione tra comunità locale e produzioni locali, senza l'asfissia del localismo, naturalmente, perché le agglomerazioni distrettuali nascono per l'appunto come agglomerazioni aperte, spesso sulla frontiera anche dei mercati internazionali, non sono mai stati mercati chiusi, naturalmente. Gli economisti se ne sono accorti tardi, diciamo, gli stessi pionieri degli studi distrettuali se ne sono accorti post festum, quando i dati del censimento segnalavano che questa aggregazione, questa agglomerazione territoriale di certe imprese in certi settori. E da lì che sono partite una serie di indagini che hanno affascinato generazioni di studiosi e anche generazioni di studenti, perciò è stato molto importante che per le università italiane aver avuto questa generazione di studiosi che hanno, studiato a lungo queste forme territorializzate di produzione e hanno anche, allevato centinaia e centinaia di allievi. Io stesso mi considero un po', frutto di quella straordinaria stagione di costruzione di mappe del nostro paese. Insomma, se ci pensate bene, è da un cinquantennio che l'Italia non ha più una mappa, una lettura organica della propria penisola. Cioè, dopo la Terza Italia è scomparsa qualsiasi narrazione interpretativa, diciamo. Quella narrazione trialistica, diciamo, pure con i limiti che aveva quella narrazione, comunque, contribuì a costruire una mappa, un senso comune di come leggere il nostro paese. Adesso la lettura si è molto frantumata, così come si è frantumata la società e l'economia, diciamo, ma mancano letture aggregate. E perciò gli articoli di Piero in questo ci aiutano molto. L'ultimo su Left, diciamo, questo tentativo di leggere la società italiana, a me è piaciuto moltissimo, soprattutto direi quasi per la genuina arroganza analitica di Piero, di provarci, diciamo, a leggere questo paese e di non chiudersi nella nicchia, diciamo. L'interpretazione distrettuale raccontava un certo paese. Adesso quel paese è scomparso, si è molto sfaldato, si è molto riconfigurato, ma è possibile comunque, trovare esempi di riconfigurazione positiva. Me ne faccio uno, ho parlato poco di sud, io vivo al sud e quindi devo sempre, c'ho un imponibile del sud. È stato studiato di recente da Gianfranco Vieste e un'equipe di suoi collaboratori, diciamo, il caso del distrettuale del Salento. Casarano, cioè il sud della parte più estrema del Salento. Lì negli anni 60-70 era emerso un distretto assai importante, che era il distretto dell'abbigliamento e delle calzature. Sul mercato basso, diciamo, facciamo dei mocassini per i mercati bassi internazionali e nazionali. E ci sono state grandi imprese, la caratteristica di quel distretto era più dei distretti marshalliani, dei distretti beccattiniani, dei distretti fondati soprattutto su grandi imprese, soprattutto la Filando e così via. C'erano diverse altre che è inutile che se vi dico. Col nuovo secolo tutto quello è saltato, la globalizzazione, la competizione di prezzo dei mercati emergenti, Albania in primis, Cina, diciamo. Alcuni di questi imprenditori hanno provato a delocalizzare la produzione in Albania e nei paesi dell'est, però insomma, alcuni ce l'hanno fatta, molti non ce l'hanno fatto. Quel distretto è di fatto scomparso, diciamo, è scomparso. E
Nel 2005 si è provato con delle incentivazioni a fare, insomma, a fare dei programmi pubblici di difesa, di rilancio, non si è riuscito. Quel distretto, per chi lo conosceva, era morto, anche per chi l'aveva studiato, Gianfranco, io stesso c'ero stato qualche volta, per noi era considerato un distretto morto. Poi è successo qualcosa. Nella seconda, negli anni 10 di questo secolo, naturalmente, c'è un'impennata incredibile quasi, si triplica il fatturato mondiale dell'industria del lusso, delle griffe, Gucci e compagni, diciamo, e anche degli accessori legati al gusto, legato alla moda, diciamo, al lusso. E quindi le scarpe, le borse, certi vestiti e così via. Questo avviene perché naturalmente c'è una crescita asimmetrica dei redditi. Questa nuova ondata di globalizzazione porta un incremento mostruoso delle disuguaglianze nel reddito, non solo nei paesi occidentali, ma anche nei paesi emergenti, Cina, India e così via. Cioè, insomma, il sovrappiù di produzioni, i frutti della crescita, come direbbe Sen, accendono diseguaglianze. E non, perché non basta crescere, dice Sen. Quello che conta è come vengono distribuiti i frutti della crescita. In questa globalizzazione i frutti della crescita vengono distribuiti in forma ancora più asimmetrica del passato. E dunque è emerso come elite diffuse di ricchi che sono sui mercati globali, che domandano produzioni di altissima fattura. Che succede? Per caso un pezzo, uno di queste imprese del lusso mondiale incrocia un produttore di Lecce, un produttore del Salento. E lì comincia un dialogo. E alla fine che succede? Che quelle imprese, vecchie imprese della calzatura, non avendo perso il know-how quei lavoratori, anche qui le politiche pubbliche, è curioso, quello è un bel caso che ci vorrebbe una lezione da dedicare, diciamo, potremmo chiedere a Gianfranco, poi se mai vi faccio raccontare bene. Che succede? Che le politiche pubbliche lì sono state politiche molto passive, per esempio cassa integrazione, contratti di emersione, cioè politiche tutto sommato tradizionali. Mentre noi pensavamo che le politiche attive, la formazione avrebbe determinato lo sviluppo industriale, invece no, paradossalmente quelle politiche passive che fanno sì che quelle persone che vivevano lì non sono andate via, sono rimaste lì, semmai hanno lavorato un po' part time nel turismo, hanno lavorato un po' in agricoltura, ma quelle competenze non si sono dissipate, non si sono perse. E dunque quando arriva questa opportunità, queste imprese sono facilitate nel riprendere il ciclo produttivo, di usare quel vecchio modo, quella vecchia, come dire, industrializzazione della calzatura per portarla a nuove forme molto più avanzate di industrializzazione. Cioè, adesso fanno le cosiddette, noi le chiamiamo scarpe da ginnastica, loro le chiamano le sneakers. Queste sneakers costano 500, 600, 2000, l'altra sera l'ho vista a Roma, 6.000 euro una scarpa, un paio di scarpe, queste sneakers. Le producono lì, le producono a Lecce, nel Salento. Cioè quel distretto dunque è rinato e fattura molto più di prima, adesso fattura intorno a 500 milioni, ci sono delle nuove imprese, ma sono imprese che la gran parte dei proprietari o comunque parenti, cognati, generi, di persone che facevano quel mestiere sono ritornati e dunque gli operai, la gran parte degli operai di quella forza lavoro che aveva fatto che aveva accumulato nel tempo quella competenza, quella manualità, quella capacità di fare scarpe è ritornata in forma più sofisticata nel nuovo distretto e dunque si può rinascere, come vedete. E quella comunità, Casarano e tutti quei comuni lì vicini naturalmente, stanno rinascendo. Non rinascendo sotto come era rinato e adesso è in difficoltà attraverso il turismo in Salento, diciamo, perché il turismo, come voi sapete, da un lato produce reddito, dall'altro distrugge comunità, spopola i paesi,
trasforma tutto in B&B, affitta camere, in paese albergo, delle cose mostruose naturalmente. E invece la manifattura in questo caso non solo, diciamo, determina nuovi flussi di reddito, nuovi flussi di occupazione, ma determina anche una certa rilancio delle comunità locali. Perché la manifattura, quando è una manifattura leggera, quando è una manifattura che riesce a contestualizzarsi con i luoghi, è una manifattura che vivifica le comunità, non le distrugge. E quindi vedete, forse dalla lezione distrettuale possiamo pensare anche che un paese, una qualche risalita, sto parlando naturalmente di nicchia di risalita, non è pensabile che il nostro paese possa risalire tutte con le forme distrettuali, ma io penso che nel futuro dell'Italia, una forma distrettuale rinnovata, come dire, diversa da quella del passato, potrebbero avere uno spazio importante, non solo per l'economia, per l'esportazione, per gli indicatori standard che noi economisti spesso usiamo e anche abusiamo, ma anche per la qualità sociale delle comunità che le ospitano. Tutto qua, Piero, scusami, non mi avete visto gesticolare, questo mi dispiace molto, però... Però il discorso che hai fatto ha compensato l'assenza della tua gestualità, che certamente avrebbe reso ancora più efficace la tua capacità di comunicazione. Però è andata benissimo, ti ringrazio molto. Darei subito la parola a chi vuole intervenire, perché mi pare che hai posto problemi, diciamo, abbastanza insoliti, no, per la coinè culturale italiana, e soprattutto hai dato anche un quadro mondiale dei caratteri della globalizzazione, come questi incidono nel profondo, eccoti, nel profondo cambiamento, no, della configurazione strutturale delle imprese, che significa anche mutamento della struttura della forza lavoro, significa quindi sbriciolamento delle relazioni sociali, significa anche scomposizione del tessuto sociale sui territori. Ecco, però io lascio la parola, poi dirò alcune cose, magari ti farò qualche domanda, ma vorrei... ho visto che c'è anche Alberto Magnaghi tra i nostri ascoltatori, che saluto, e che è, diciamo, un maestro di questi studi dal versante territorialista, diciamo così. Posso fare due domande proprio da studente, diciamo, al professor Censosimo? Prego, io chiudo il microfono, fatele... Grazie. Prima il professor Sosimo ha detto che con il nuovo ciclo della globalizzazione molti distretti si sono sostanzialmente dissolti, altri ce l'hanno fatta, sono stati più resilienti. E volevo capire se si può dire qualcosa di generale su questo, in che tipo di circostanze o di qualità, diciamo, risiedeva questa maggiore resilienza dei distretti che ce l'hanno fatta. E poi l'altra cosa che volevo sapere è questa parabola che ci è stata descritta è sostanzialmente interna all'industria manufatturiera. Ci possono essere dei punti di contatto invece con il settore non manufatturieri? Può rispondere Gioacchino. Gioacchino, dai. Devi accendere il microfono, Gioacchino. Mi obbliga a parlare ora? Due cose. Allora, credo che si possa fare qualche ragionamento anche fuori dal settore industriale, perché ci sono dei casi di spessimenti localizzativi che non riguardano direttamente il settore manifatturiero. Sono più rari, più difficili, perché nel settore manifatturiero la possibilità di integrare settori diversi è più forte. Pensate, prima Mimmo l'ha citato diverse volte, il ruolo del settore meccanico come innervante di un sistema produttivo complesso attorno a una
identità territoriale. Perché? Perché mette dentro dalla tecnologia, mette dentro gli accessori, mette dentro tutto un sistema che rende molto più potente e forte il sistema. Dove c'era una meccanica forte, i distretti hanno retto molto di più. Perché? Perché giocava sia sulla tecnologia, sia su saperi diversi complementari. Questo è un primo segnale. Però ci sono degli addensamenti sui servizi, pensate, ci sono i luoghi, per esempio, in cui c'è una concentrazione, a parte le aree turistiche, sulle quali si deve tornare in un modo un po' diverso, forse, ma pensate ai luoghi in cui c'è un'integrazione di saperi nel campo medicale farmaceutico, per esempio, che è molto elevato. E quindi c'è sia produzione di materiali industriali, ma soprattutto ci sono i servizi di cura e i servizi medicali. Anche questi tendono spesso a concentrarsi, c'è un spessimento perché la densità della relazione, la densità dei saperi porta a far crescere. E questo è il punto che sostanzialmente ha dato una forte spinta al meccanismo dei distretti industriali. Vorrei dire due cose, una più ottimistica sui distretti industriali, una più ottimistica e che però mette in evidenza anche il ritardo e la stupidità della politica economica che non aveva capito la forza che aveva all'interno non soltanto dell'Italia, ma di una gran parte dell'Europa che era orientata a questo tipo di produzione. Nella fase in cui la gran parte della produzione tendeva ad allungare le filiere produttive a livello globale e quindi a portar via, a rubare il lavoro al mondo sviluppato, le imprese della produzione di grandissima qualità, qualcuna si vuole definire addirittura del lusso, dove secondo voi hanno investito? Ancora nei paesi dell'est, lontano dall'est Asia, o hanno investito in Occidente? Hanno investito nei distretti industriali. Questo caso che ha ricordato Mimmo su Casarano, sul Salento, guardate che nelle Marche, nella Toscana e nel Veneto è pieno di distretti che si sono innervati di presenze di imprese legate, ma Valenza anche nel distretto d'Orofo, a imprese dei grandi gruppi del lusso francese. Quindi le imprese, le grandi imprese francesi hanno investito spesso con nuovi impianti produttivi, non acquisendo quindi imprese preesistenti, ma con nuovi impianti produttivi nei distretti industriali. Perché? Perché là ci sono i saperi. L'ha detto prima Mimmo, credo che vada molto, molto sottolineato questo fatto che nei saperi, nelle competenze del lavoro, c'era la forza del distretto. E il distretto che assumeva un valore di collettività, di comunità territoriale che andava molto al di là dell'impresa, che dava una forza alla capacità sociale, alla capacità di interazione, a produrre benessere collettivo. Questo è un punto molto importante che in questa fase di grande crisi ci deve aiutare a pensare per il futuro. Quindi c'è questo interesse per i distretti decisi dalle grandi imprese che controllano il mercato del lusso mondiale e che noi non avevamo capito, che io ricordo anche ministri di governi di sinistra o almeno del centro-sinistra che dicevano ma sì, tanto nei distretti non c'è bisogno di far nulla, il problema era imparare da distretti per riorganizzare un sistema produttivo, perché i distretti facevano investimenti, integravano saperi. E questo era il meccanismo che doveva essere usato anche fuori dai distretti. Tant'è vero che le aree che funzionarono negli ultimi anni, pensate all'area dell'auto piena di ingegneri finalmente tra Modena e Reggio. Tutto quel sistema che è sostanzialmente un sistema distrettuale, anche se dentro c'è molta più ricerca, c'è anche un po' più di grandi imprese. Ma c'è stato un addensamento di saperi straordinario, ma con un ritardo incredibile. Quelle cose potevano essere fatte 20 anni prima, e d'altronde erano stati detti agli studi dei distretti che c'era da innervare di ricerca, di investimenti pubblici, di investimenti collettivi, per l'efficienza, non per intervento sostitutivo o per dare redditi di,
sostitutivi e differenti dal pubblico rispetto al privato. Quindi era un'articolazione delle relazioni tra pubblico e privato per il futuro delle comunità e per il futuro del paese e per il futuro dell'Europa. Perché quelle non erano produzioni da portare in gran parte fuori dall'Europa. Questa è una questione che è molto rilevante adesso che è sulla crisi, la crisi europea, perché l'Europa non può essere un sistema economico che deve esportare al di fuori, che deve essere competitivi con nuovi paesi emergenti. Deve soddisfare i bisogni essenziali in Europa, anche perché la gran parte poi della produzione dei distretti industriali andava in Europa, un po' negli Stati Uniti, un po' anche qualche punta andava anche nei paesi emergenti per i più ricchi dei paesi emergenti, però il mercato ricco era il mercato occidentale che ancora in gran parte, a parte il cinese che sta crescendo, ma in gran parte è il mercato occidentale. Questa è una questione importante. L'altra questione del rapporto col territorio è la capacità dello Stato locale di saperlo guidare. Prato a lungo ha saputo guidare questi processi. Le amministrazioni pubbliche sono state spesso un partner fondamentale nel processo di sviluppo e trasformazione dei distretti. Negli ultimi tempi le amministrazioni pubbliche si sono progressivamente disconnesse rispetto alla struttura produttiva. Gli amministratori pubblici non capiscono più nulla di che rapporto c'è tra la politica, le istituzioni pubbliche e la produzione e il lavoro. E questo è piuttosto sorprendente. Ultima battuta. Vi ricordate quando a Casarano c'era la Filanto, che era la più grande impresa calzaturiera italiana, però non era iscritta a Confindustria perché non pagava salari contrattuali. E Filanto, come tante altre allora a Casarano, poi utilizzavano molto lavoro a domicilio. E credo che nel Salento e a Casarano si ricordano quando c'era stato il movimento delle donne che lavoravano a domicilio e che era stato organizzato dal prete locale e che poi era stato minacciato da Filanto perché dice se no prendo e me ne vado via e quindi perdono anche il lavoro a domicilio. Anche questo però spiega in un qualche modo la civicness, la capacità di filtro della società, la capacità di gestire politicamente dalla politica locale queste questioni. L'ho messo a posto come i due estremi. E perché in un qualche modo è vero, per le cose che diceva prima Mimmo, che il distretto ha fatto capire il ruolo del territorio come comunità, il ruolo del territorio come governance, con lo spazio anche per l'intervento pubblico e per un'interazione intelligente con il pubblico, e quindi fa vedere l'interesse che c'è mediato dalla comunità tra il lavoro e il benessere collettivo. E perché in un qualche modo era una forma di relativa, l'ha detto anche prima Mimmo, di democrazia economica. È una specie di, diciamo tra tanti virgolette, di capitalismo democratico che può piacere, però c'era questo, cosa che non c'è più ora. Ora anche nella gran parte dei distretti la situazione è molto più diversa, è più disgregata, è più parcializzata, questo l'ha detto prima Mimmo, non devo ripetere. Ecco, mi sembrava che fosse necessario fare queste due notazioni per capire cosa vuol dire da oggi in poi per ragionare sul rapporto tra territori e impresa, tra territori e produzione, tra territori, produzione e lavoro. Perché in una fase in cui tutto è stato disgregato, vedete, c'è una povertà, una difficoltà anche di fare sistema, a cominciare dal sistema sociale che si sta scripolando. Grazie molto. Grazie Garofali. C'è qualcun altro, a meno che Mimmo non voglia rispondere subito. Ecco, posso? Pronto? Alberto, vai, si parte. Vai. Posso? Sì, vai. No, dunque, io ho trovato molto chiara la sintesi di Cesare Osimo, ma anche le speranze sui distretti di Gioacchino Garofoli. Voglio dire che ci sono molti cambiamenti che sono stati già rilevati, ma volevo notarne alcuni altri. Si è parlato fin qui di distretti industriali.
Io mi sto occupando in Alta Valbormida di un biodistretto del cibo. Mi sembrerà bizzarro rispetto alla produzione di scarpe, però è un'altra cosa, perché c'è di mezzo il cambiamento da allora, dagli anni 70, a mio parere, del concetto di patrimonio, in cui prima parlavamo da una parte di patrimonio culturale e di patrimonio ambientale divisi, come sapete, dall'UNESCO, eccetera. Ma dall'altra parlavamo anche di patrimoni legati a, a produzioni monoculturali, diciamo la scarpa, gli stracci, le varie cose, la terra per la, cioè erano patrimoni, il contesto, il sapere contestuale era legato a un patrimonio specifico, legato a produzioni industriali. Poi questo discorso di cambiamento di lettura del patrimonio territoriale, che è andato saldando patrimoni culturali, patrimoni ambientali, verso una lettura più complessa, regionale, non solo localizzati in alcuni punti di eccellenza del patrimonio territoriale, sta portando ad una proliferazione di un'idea distrettuale, cioè di nuovo legame tra saperi contestuali e saperi scientifici, esperti, tecnologici, però legata ad una complessità e intersettorialità per produrre modelli di sviluppo locale molto più complessi e più autogovernati sulle risorse locali complessive. Ecco che parliamo di comunità, di cooperative, di comunità, di appunto di distretti del cibo, di distretti culturali, di distretti artigianali, di distretti dei beni culturali, dei servizi, eccetera, eccetera. E questo si accompagna anche a uno spostamento di attenzione delle piattaforme capitalistiche globali, dei flussi globali, dalla produzione di merci, di beni, di merci come l'auto, l'elettrodomestico, eccetera, verso i beni di riproduzione della vita e quindi verso i problemi del cibo, dell'acqua, del paesaggio, dell'ambiente. L'ambiente, ricordo che nei distretti industriali era pochissimo trattato. Prato aveva un grande rapporto con la storia degli stracci, della sua cultura contestuale, ma ha devastato, è stata dal punto di vista ambientale una devastazione radicale, così molti altri distretti. Oggi invece questo tema dell'ambiente e della riproduzione della qualità della vita diventa essenziale sia per le grandi interventi delle multinazionali, delle grandi piattaforme territoriali, ma anche per la ricostruzione di distretti a carattere sociale, cioè dove conta molto invece il legame con la comunità locale che si ricostituisce, col benessere locale, con forme nuove di democrazia comunitaria locale legate proprio a queste nuove produzioni, in relazione profonda con la crisi della democrazia rappresentativa come la vediamo oggi. Quindi diventa importantissimo, per esempio, collegare appunto le interpretazioni condivise, come chiamavamo con Giacomo Beccattini, di crescita della coscienza di luogo e appunto produzioni complesse che riescano a aumentare forme di autogoverno locale rispetto anche al disgregarsi in corso di un'idea unitaria delle piattaforme, dei flussi globali, eccetera. Quindi una crescita di importanza da tutti i punti di vista della ricostruzione di un rapporto tra comunità locale, forme di autogoverno, di nuova democrazia, una concezione complessa del patrimonio e quindi un'idea distrettuale, multisettoriale
e integrata fra diversi settori. Questa, a mio parere, sono un urbanista, ma ho lavorato molto a fianco degli economisti su questa questione dei distretti. Mi sembra che ci sia proprio una fase nuova dei distretti, innovativa, e che possa costituire anche un evento politico importante sul tema del governo del territorio, ma non solo del territorio, della società, vista la crisi globale che attraversiamo della democrazia. Ecco, quindi io ho trovato molto importanti entrambi gli interventi in questa prospettiva in cui credo molto, su cui stiamo lavorando. Grazie Alberto. Io approfitterei del tema che tu hai introdotto per fare una mia rapida riflessione, così Mimmo può casomai rispondere all'insieme di queste questioni e chiudere la serata. Allora, io credo che appunto, riprendendo le riflessioni di Alberto sull'alimentazione, sul cibo, credo che la piccola impresa coltivatrice oggi abbia una capacità competitiva insuperabile a livello della qualità di produzione del cibo. Insuperabile per la qualità intrinseca di quello che produce e anche per quello che comporta a livello ambientale e paesaggistico. Cioè la piccola proprietà coltivatrice non contamina l'ambiente come fa invece l'agricoltura industriale, non devasta e rende monotono e uniforme il paesaggio, ma addirittura ricostruisce con la biodiversità delle coltivazioni il bel paesaggio italiano. Questo all'interno, per esempio, delle aree collinari, dove per secoli si è sviluppata la nostra agricoltura, perché la nostra agricoltura è stata un'agricoltura collinare, essendo le pianure litoranee infestate dalla malaria. Perché la produzione contadina è intrinsecamente superiore, non solo naturalmente per ragioni salutistiche, ma per qualità organolettiche, perché dopo decenni di concimazione chimica, i frutti e i prodotti, diciamo, dell'agricoltura industriale non hanno più, hanno un sapore uniforme, perché il suolo, che è un organismo vivente, è un ecosistema, non è un supporto dove si poggiano i semi o si poggiano le piante, il suolo è stato deprivato della sua sostanza minerale originaria, la sostanza, il topsoil, la parte superficiale del suolo fertile è fatta dalla decomposizione millenaria della roccia madre, quella è scomparsa, al suo posto ci sono i sali minerali. Questa è la ragione per cui quando noi mangiamo le mele e tanti frutti hanno un sapore uniforme e organolatticamente molto, molto povero, se non scadente. Aggiungo che ci sono alcune, che proprio la produzione industriale tende a far scadere l'economia di scala industriale, a far scadere la qualità organolettica dei cibi. Pensate a quello che succede alle pesche industriali. Le pesche industriali, per essere raccolte meccanicamente, quindi perché l'azienda risparmi sui costi di raccolta, le pesche vengono fatte maturare tutte insieme spruzzando degli ormoni, le auxine, in maniera tale che appunto il frutto, i frutti maturano tutti contemporaneamente, poi passa la macchina, scuote la pianta, le pesche vanno in delle cassette che passano, e quindi in questo modo si risparmia sulla raccolta, ma le pesche, quelle che spesso mangiamo, perfino io in Calabria, dove dovrei mangiare delle pesche, mangio pesche emiliane che non sanno di nulla. Allora, se diciamo, e poi c'è un altro aspetto, che è la freschezza
del prodotto che si compra sul posto, cioè dove è possibile, dove si formano delle comunità, no, del cibo, come bio comunità, come le chiama Alberto. Io sono uno di slow food, diciamo, parlo come Petrine, di comunità di cibo. Si forma un rapporto nuovo tra produttore e consumatore, che è fatto anche di fiducia, di dialogo, di scoperta, di conoscenza del cittadino che scopre i misteri, diciamo, del suolo, della coltivazione, del rapporto tra i frutti e il clima, tra i frutti e il cielo, di cui parlava Cersosimo a proposito, citando Calvino. Allora, potenzialmente i prodotti di qualità, cioè i prodotti di frontiera, possono venire dalla piccola proprietà coltivatrice se attorno ad essa c'è la possibilità degli sbocchi di mercato, se c'è una comunità che si reca sul posto a comprare direttamente diciamo, i prodotti della terra dal produttore, diciamo, questa economia viene anche aiutata consapevolmente dai poteri pubblici, sia locali che nazionali. Ecco, l'Italia, che è la patria della biodiversità agricola, biodiversità necessarissima per difendere le produzioni dal caos climatico, per difenderle anche dai parassiti, perché quando non si coltivano le monoculture, ma si coltivano in un'azienda piante diverse, non c'è mai una perdita totalitaria per un attacco fungino o per un attacco parassitario o per il caos climatico che danneggia un'unica pianta per l'intera stagione. Quindi lo dico come contributo alla discussione e spero che Mimmo aggiunga qualche elemento in più, anche di critica, a quanto sto dicendo. Grazie. Tocca a me? Non c'è più nessuno, Piero? No, veramente io vorrei dire una cosa. Ma come no? Certo. Io ho notato che le nostre industrie sono veramente schiacciate da moltissimi problemi, dalla carenza di infrastrutture, come diceva prima il professore Cerosimo, dalla delocalizzazione, dal divieto di aiuti di Stato e poi anche da altri problemi tipo le organizzazioni criminali, la difficoltà di accesso al credito. E è necessario quindi che lo Stato e le banche pongano dei rimedi a questi problemi. E io ho pensato, sarebbe opportuno, forse potrebbe essere un'idea, insomma è un'idea che io lancio qui, riflettiamoci insieme, creare una sorta di certificazione, perché mi sembra paradossale che imprenditori che hanno veramente pochi scrupoli, che interferiscono sulla vita delle pubbliche amministrazioni in modo molto scorretto, con tentativi di corruzione, eccetera, oppure che non pagano i contributi, attribuiscono insomma salari e stipendi bassi. Ricordiamoci che in Italia c'è un problema molto serio, che è quello della povertà assoluta e relativa, cioè stipendi, salari soprattutto di 720 euro, che sento sono la norma da quando è stato istituito il reddito di cittadinanza, sono assolutamente insufficienti a realizzare quella vita dignitosa che la Costituzione vuole assicurare a tutti. Non sarebbe il caso invece di creare una certificazione? Ci sono imprenditori che addirittura pongono in essere molestie sessuali nei confronti delle operaie. Io ho sentito casi allucinanti, maltrattamenti. Lei parlava prima del distretto di Prato, ma lì c'è stata un'imprenditrice che ha frustato un'operaia. Cioè siamo arrivati a livelli indegni di un paese moderno. Poi le hanno dato qualche anno di carcere per maltrattamento in famiglia, alla fine hanno risolto il problema così, perché nel nostro ordinamento non c'era neanche un reato specifico, non c'è, per dire quanto era assurda la situazione, no? Ma quando ci sono poche risorse è necessario, diciamo, convogliarle verso le persone più meritevoli ad un certo punto, no? Quindi se da una parte abbiamo imprenditori così scadenti, dall'altra poi ci sono anche invece elementi di eccellenza dall'altra. Io ricordo il caso durante il Covid di un'imprenditrice che
era la terza generazione di imprenditori. E nel, insomma, lei non aveva, lei, il nonno, il padre, non avevano mai chiesto finanziamenti alla banca, ed invece durante il Covid ha chiesto un finanziamento e non l'ha ottenuto. Cioè, io in base a questo fatto ho riflettuto moltissimo, cioè mi sembra veramente paradossale che non ci sia una legge che dica, allora, valutiamo il comportamento di tutti gli imprenditori, vediamo quanto rispettano l'ambiente, rispettano le pari opportunità, rispettano la dignità sul lavoro dei lavoratori, rispettano anche l'autonomia, non so, l'applicazione per esempio dello smart working, innovano, investono in nuove attrezzature, in digitale, e poi comportiamoci di conseguenza, cioè queste imprese, eccellenze, chiamiamole come volete, devono avere un aiuto serio. Perché dobbiamo accettare le regole che la Commissione europea ci impone da decenni, che stanno distruggendo la nostra economia, regole che non si basano su niente, questo divieto degli aiuti di Stato. Io ho un po' di esperienza nel settore cinematografico, ma io ho visto l'imprenditore presso il quale ho fatto lo stage, che era disperato perché doveva trovare due partner stranieri, non aveva nessun aiuto di Stato, lo Stato gli aveva concesso un finanziamento, però poi questo era in contrasto con la normativa europea. Cioè, ma qui siamo proprio al di fuori di ogni logica, anche di buonsenso. Ma c'è poi una contrapposizione proprio chiara tra i pilastri del nostro ordinamento e le disposizioni di Bruxelles. Ecco, leggevo proprio ieri che hanno deciso di applicare le infrazioni all'Italia perché noi diamo il reddito di cittadinanza e l'assegno unico per i figli alle persone che hanno almeno 10 anni di residenza in Italia. E allora si sono permessi di dire che dobbiamo pagare questa infrazione. Ma come? Ma i cittadini di Lampedusa rischiano la vita, vanno a salvare gli immigrati in mare e Bruxelles, invece di darci aiuti, per fare un esempio, ci applica le infrazioni. Anche su questo meccanismo delle infrazioni, io vorrei dire una cosa e poi chiudo. Cioè, ma è assurdo che l'Italia continui a pagare miliardi alla fine. Cioè, io ho dato un'occhiata a queste cifre, sono cifre sconvolgenti, senza sapere perché, qual è il motivo, dove sbagliamo. Ma insomma, ma perché dobbiamo accettare questo limite? No, voi non potete dire dopo 10 anni, ma Bruxelles cominciasse a prendersi gli immigrati, perché noi qui li ospitiamo da tanti anni e saranno solamente 5 milioni, ma è certo che noi gli diamo quello che possiamo, gli diamo l'assistenza sanitaria gratuita, gli diamo gli alloggi, pochi, brutti, quello che volete, ma cerchiamo di accoglierli, li formiamo per quello che possiamo. Cioè, non dobbiamo, cioè, in Italia siamo entrati in questa logica, no? Per questo padre. Scusi, alle 8 dobbiamo tutto. Smettere. Prego, dobbiamo ecco, volevo dire solamente questo. Questa certificazione, insomma, per me è molto utile. Interveniamo anche sul divieto di aiuti di Stato, perché non è possibile che vengano trattati in questo modo gli imprenditori. Ho chiuso. Vai Mimmo. Allora, erano piccolissime cose. Intanto grazie, di nuovo grazie. Adesso potremo pure gesticolare. Io posso ricominciare da capo, se volete. Ma la faccio anche animata la lezione. Ok, no. E Gioacchino ha ragione. La cosa che mi convince moltissimo è la capacità delle politiche locali di guidare il processo. Questo è importantissimo. Però Gioacchino, la nota critica è questa: assistiamo da qualche anno, da qualche decennio, nel nostro paese a una sorta di darwinismo istituzionale. Cioè, nel senso che le istituzioni locali e le classi di gente connessa all'istituzione stanno scomparendo. Che voglio dire? Una volta uno faceva il sindaco e poi se mai passava alla comunità montana, scomparsa, se mai passava alla provincia, scomparsa, e se mai dopo un apprendimento anche attraverso i partiti passava a fare il consiglio regionale piuttosto che il deputato. C'era una qualche mobilità ascendente delle classi dirigenti. Adesso abbiamo un tetto di cristallo anche per le classi dirigenti. Tu fai il sindaco una volta, lo fai la seconda volta, poi fai il vice sindaco perché non puoi fare più il sindaco, e se mai, se c'è un figlio, puoi fare il sindaco a tuo figlio. Questo mi pare. E adesso con l'elezione, con la riforma dei collegi elettorali, guardate un po',
non c'è più un rappresentante locale del Parlamento italiano. Sono tutte deputate e senatori elette nelle città, ovviamente, perché lì ci stanno i voti. Quindi scompare completamente anche la rappresentanza istituzionale delle comunità locali. Dunque questo è un gran problema. Se fossimo stati con queste riforme istituzionali, in questo modo, tutte le politiche proattive fatte in Emilia Romagna, in Toscana, prodistrettuale, non sarebbero state possibili, come non sono possibili oggi. Scompaiono le unità, le unioni comunali, insomma, è un gran pasticcio, un gran pasticcio. E ritorno, il singolo comune e lo Stato, diciamo, tutto quello che c'è in mezzo è scomparso, e dunque non c'è più una capacità di costruire e prevedere classi dirigenti, non solo perché non ci sono i partiti, ma anche perché queste riforme per sottrazione hanno levato arene istituzionali per promuovere e costruire classi dirigenti avvertite. Questo è il problema. E ha ragione anche Alberto Magnaghi, certo, grazie Alberto. Cioè, multisettoriale, sì, è quella la direzione, insomma, non, addirittura in quella volta parliamo di meta distretto, pensiamo alla meccanica nel Veneto, diciamo, sì, ci sono queste nuove forme. Insomma, il distretto si è allargato e sta prendendo forme nuove. L'importante è che non perdiamo l'idea dell'addensamento, delle produzioni addensanti, non solo addensanti di circuiti produttivi, ma che questi circuiti produttivi addensano anche forme sociali, diciamo. Questa è la formula che non possiamo perdere. Se diventano meccanismi soltanto economici, il distretto non serve, è inutile usarlo, diciamo. Quindi vanno benissimo i biodistretti del cibo, purché dietro quella parata, di quella idea, di quel palcoscenico, ci sono anche le persone, le comunità, desideri, i lavoratori, diciamo. Questa è una caratteristica che io starei molto attento e non perderei. Piero, hai ragione. C'entra poco con i distretti, perché il piccolo potere, però è perché è importante, perché la piccola, un po' è coerente anche le cose che dicevo prima, la piccola impresa contadina, la piccola impresa agricola, naturalmente, è, come dire, è in quella, diciamo, in quella superiorità che tu dici, diciamo, era quello che io dicevo per la piccola impresa e la grande impresa, diciamo, riabilita il piccolo, cioè la qualità riabilita il piccolo. Quella mela riabilita il piccolo. Quella, io dicevo settimanalmente, il giovedì, con un'app, quindi sono cose moderne, manco antiche, con un'app ordino al mio contadino giovane, e il giovedì mi porta queste verdure strepitose, una bontà unica naturalmente, quindi hai ragione, i piccoli lotti, la qualità abilita il piccolo. E nel caso agricolo poi, in particolare, io ho letto il libro di Piero, vi consiglio a tutti. Riconnette anche consumo a natura. Ti interroga da dove arriva quella mela e quella verdura. E riconnette anche, come dire, relazione umana nella produzione. Vedere il tuo produttore è un'altra storia che vedere un asparago anonimo sul cassetto del supermercato. Cioè, tu connetti, gli dai un viso a quella verdura, a quella scarola, a quel carciofo. E questo è strepitoso. Quindi ci può essere un mondo, non risolve tutti i problemi, Piero, naturalmente, anche qui, naturalmente, ma nicchie considerevole di riconnessione, cambia il mondo anche, cambia il modo di vederlo, di riprodurre, quindi... Po' di visione per i ragazzi. Sì, no? sì, va benissimo. Tant'è che molti di questi contadini sono ragazzi, Piero, perché non li saprebbero fare molte volte quei contadini tradizionali, grandi, cinquantenni, 55. È anche complicato sotto il profilo della logistica fare le consegne, e tu vuoi fare le consegne, e anche su quel metro quadrato, perché lavorano adesso su un metro quadrato più produzione, anche... Insomma, sono anche abilità tecniche molto interessanti, diciamo, che un vecchio contadino, quando io mi sono occupato un po' dei giovani agricoltori, cito solo un aneddoto, diciamo, a un certo punto il giovane entrò in un'impresa, producevano mele, siamo nel Trentino, e questi ragazzi dicevano, guarda, dobbiamo far meno mele, ma più grosse, perché il mercato è più grosso, ma tu sei matto, io voglio fare le mie mele. Non sopportava l'idea che c'erano gli operai che salivano sugli alberi per staccare delle mele, per consentire che le mele diventassero più grosse. Sono arrivato alla separazione dell'azienda, a dividersela,
perché erano due concezioni opposte. Per lui la mela è la mela, non si poteva sottrarre la mela all'albero per farla diventare più grande, perché un certo consumatore la voleva più grande, diciamo. Quindi hai ragione Piero. L'ultima cosa su Rosanna, io ho qualche dubbio sulla certificazione aziendale. Sì, bisognerebbe aumentare la condizionalità degli incentivi. Se tu vuoi soldi pubblici devi rispondere a certi standard, a certi requisiti. Mi sono più convinto se ora tradizionale sarà novecentesco, ma io credo che per evitare tutte queste storie dolorose e scandalose che lei citava, io credo che bisognerebbe dare potere ai lavoratori e potere al sindacato. Quello è il problema. Quei disastri avvengono perché i lavoratori contano sempre meno, purtroppo. E ci sono meccanismi istituzionali che fanno contare sempre meno i lavoratori nei posti di lavoro e sempre meno il sindacato in quei posti di lavoro. Quello è l'antidoto più forte a tutto quello che tu dicevi. Diciamo. Faccio un piccolo esempio e chiudo. Sugli ospedali. Gli ospedali sono peggiorati moltissimo, la condizione degli ammalati negli ospedali e la condizione di cittadinanza negli ospedali. Sono aumentate le norme per garantire cittadinanza, ma la cittadinanza è peggiorata. Ed è peggiorata perché i parenti, gli amici, le amiche, le fidanzate, le mogli, i nonni, gli zii, non entrano più, non possono più entrare negli ospedali. E dunque, quando non c'è pressione sul pubblico, quando non c'è più pressione sull'azienda, le condizioni di vita peggiorano. Questo è un esempio che mi fa dire che bisogna trovare forme per dare più potere ai cittadini, più potere ai lavoratori, più potere alla società civile organizzata. Posso dire più potere ai partiti, perché lì si sono disintegrate molto proprio, hanno rinunciato ad essere soggetti del raccordo della cittadinanza e della rappresentanza collettiva. Si sono, li capisco, diciamo, rassegnati al ruolo di essere dei capipopoli, con tutti i benefici per i capipopoli, ma con tanto di peggioramento per la vita della collettività, diciamo. Quindi questo è un tema rilevante. Anche nei distretti, quella connessione, per quanto erano inquinanti, sì, ma non meno delle grandi imprese fordiste, però quel controllo, quella integrazione tra produzione e società, tra produzione e lavoratori, funzionava. Cioè, i salari non erano mai scandalosamente bassi, i livelli di nero non erano mai così diffusi, anzi, era un modo per far risalire anche tutta la società. E quindi forse quell'esempio lì, nelle forme contemporanee della modernità, della contemporaneità, secondo me non vanno dimenticate sotto il profilo del metodo, almeno, diciamo. Quindi possiamo distrettualizzare anche forme di economia che non sono distrettualizzate. E quindi io sono speranzoso anche io, diciamo. Okay? Grazie molto. Grazie. Grazie Mimmo, bellissima lezione, bellissima serata. Spero che i nostri ascoltatori siano rimasti contenti. Naturalmente la lezione è stata registrata, quando mi arriverà la farò circolare, così chi non ha potuto seguirla direttamente potrà comodamente gustarsela a casa. Ne approfitto per annunciare la lezione della prossima settimana, cioè il 23 febbraio, che sarà tenuta dal professor Alessandro Portelli sul calendario civile degli italiani, che è un tema di grande interesse. Portelli ha curato per Donzelli un libro su questo tema di grande interesse, e quindi invito i nostri ascoltatori a partecipare anche a questa lezione di fine mese del 23. Grazie Mimmo ancora, grazie a tutti voi, grazie a Transform Italia. Questa sera Roberto Morea, che di solito ci dirige in viaggio da Berlino verso l'Italia, ma è stato amabilmente sostituito da un suo collega. Buona serata a tutti.